Ciao a tutti, oggi facciamo un tutorial su come smontare la forcella della Vespa PX e si può usare o una chiave da ghiera o un cacciavite da battaglia con un martello o uno scalpello e qua c'è questa ghiera, andiamo a battere in senso antiorario per poterla svitare. Ce ne sono due in realtà di ghiera, una è una controghiera e un'altra è... Sono due ghiere, una fa da controghiera come da controdado e l'altra da ghiera e basta. Adesso prendiamo un cacciavite da battaglia e uno scalpello e cominciamo a battere. Poi quando vediamo che si svita a mano, la svitiamo, la sfiliamo. Qua c'è la ghiera, poi c'è un spessore, una rondella specifica come spessore, che qua ha praticamente un punto che è rilievo perché la forcella ha un taglietto che tiene ferma questa rondella, praticamente, è un incastro. Poi prendiamo il cacciavite e il martello di nuovo. E andiamo a battere sulla ghiera sotto. Questa qui è meno dura da svitare perché è quella che secondo quanto stringiamo andiamo a stringere il gioco che c'è nel canotto. Adesso andiamo a svitare, però teniamo sotto la forcella perché sennò svitando può capitare che il canotto con tutta la forcella va giù dal peso. Svitiamo anche questa ghiera qua. Poi qua abbiamo una gabbietta apposita. E qua ci andrebbe del grasso, ma qua è tutto asciutto e secco e arrugginito perché negli anni. Adesso facciamo andare giù praticamente la forcella. Adesso vi faccio vedere la forcella che abbiamo tolto. Qua c'è un'altra ghiera che è quella inferiore. Qua il grasso c'è ancora, andiamo a sfilarla. E poi qua vediamo che abbiamo questa cosa qui che è piantata a pressione, questo tondino qua che poi con uno scalpello è da battere e toglierlo. Poi qua abbiamo i bulloni che tengono il parafango, 1-1-2, che così svitando questi due bulloni, togliendo questa ghiera qua che è pianta a pressione, si può sfilare il parafango. Ma questo lo faremo vedere poi in un prossimo tutorial. E qua abbiamo praticamente i cavi da togliere, i contachilometri e del freno e così si può smontare il resto. Ciao a tutti, se vi è piaciuto il filmato mettete like e iscrivetevi al canale. Ci saranno prossimi filmati interessanti e man mano smonteremo questa Vespa in tanti pezzi per poterla restaurare. Ciao a tutti.